Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati come tutte le domeniche a questo nostro appuntamento insieme. Questa sera dal vivo si torna a parlare di musica e lo facciamo in compagnia di Giuseppe Ferraro in nome d'arte José Lia. Ciao Giuseppe, buonasera, grazie Ciao, per aver accettato il nostro invito. grazie a voi ragazzi, buonasera a tutti. Iniziamo allora, come sempre, facciamo qui a titolo, diciamo, meramente conoscitivo e allora io prima di José Lia ti chiedo proprio chi è Giuseppe Ferraro. Allora, bella domanda. Giuseppe Ferraro nasce come artista negli anni 90 come DJ, ok? Quindi suonavo sui dischi. Poi ho iniziato a scoprire la musica dal vivo, ad amare il canto, ho imparato a suonare la chitarra e nel 2005 ho messo su un gruppo che si chiama Le Atmosfere, che attualmente non è attivo da qualche anno, ma abbiamo fatto un percorso lunghissimo di circa 12-13 anni, con il quale ho partecipato all'Accademia di Sanremo, finale di Sanremo Rock, Tour Music Fest, abbiamo girato un po' l'Italia, insomma, abbiamo due dischi all'attivo, insomma, abbiamo fatto belle cose. Ecco, diciamo, sicuramente questi progetti sono importanti, ma una domanda che faccio spesso ai miei ospiti musicali, che in realtà secondo me si potrebbe un po' allargare a tutti, ma come si fa a tenere viva questa passione, quella della musica, quella del canto? Insomma, sono tanti anni, c'è bisogno di tenere sempre viva questa fiamma, ecco. Certo, la risposta è nella domanda, devi cercare la fiamma, cioè nel senso che ogni giorno devi trovare un'emozione diversa per andare avanti. La musica, a differenza, delle altre cose, deve essere costantemente una fiamma accesa. Se inizia a diventare monotona, se inizia, a diventare piatta, resta senza emozioni e senza sentimenti e quindi va a calare un po' l'entusiasmo. Purtroppo o per fortuna il musicista vive di emozioni e di entusiasmo, quindi è per questo che dicevo, tutti i giorni devi stare lì a cercare una motivazione. Ti leggo una frase che secondo me conosci bene perché è presente nella tua biografia che dice: "Non a caso la musica ha bisogno dell'anima per poter vivere e viceversa", insomma, è come un Esatto, cerchio che si chiude. è un cerchio che si chiude, esatto. È tipo come un amore, no? Un amore corrisposto tra due persone. E se dall'altra parte vi dico non c'è più, insomma, questo ritorno, il rapporto inizia ad andare in un'altra direzione. La stessa cosa tra noi e la musica. Non so vederla in un altro modo, purtroppo. Questo è importante perché, insomma, c'è questa, come dire, questa corrispettività che è importante perché alla fine quello che conta, secondo me, se posso permettermi, è regalare qualcosa. Tu, come, Esatto, insomma, artista, sì. hai questo, forse non bisogno, però questo desiderio di regalare qualcosa. Sì, come artista oltre al bisogno c'è questo desiderio di lasciare una traccia di noi stessi, perché poi l'artista fondamentalmente è un po' timido, un po' chiuso nel reale e attraverso la musica, attraverso testi o musica riesce ad esprimersi in questo modo, quindi ed è per questo che un artista che non suona o che non canta è un artista morto. Giuseppe, mi piacerebbe restare un attimo sul tema delle atmosfere per un discorso un pochino più generale. Cioè, ti Sì. chiedo, che cosa, come funziona lavorare in un gruppo? Cioè, presumo sia un po' più difficile rispetto a una carriera da solista perché ci sono tante figure che devono essere poi messe insieme per il raggiungimento di un obiettivo. Certo, allora, calcola che una band è formata da due persone a salire. La mia è formata, dico ancora è, anche se siamo ancora fermi, comunque Certo. ufficialmente siamo ancora una band, è formata da cinque persone. Tutte e cinque devono avere la stessa passione, lo stesso obiettivo e devono mettere la propria arte nel progetto. Quindi non per forza io e te dobbiamo pensarla musicalmente allo stesso modo, ma dobbiamo pensarla allo stesso modo, per il motivo il quale noi andiamo a fare la musica. Poi se tu, che ne so, a te piace il rock e a me piace la musica leggera, Certo. possiamo fonderla e vediamo che cosa esce. Tenere su una band per molto tempo è difficile perché, come parlavamo prima, dietro le quinte, la vita va avanti, esistono tanti problemi, ci sono degli ostacoli da superare, quindi non sempre insieme si riesce a portare avanti il discorso.
quello che lega è appunto questa passione che si ha per la musica, ma poi si crea una sorta di fratellanza tra un componente e l'altro, questo ti lega. Sicuramente, insomma, valori affettivi prima di tutto, sicuramente grande, sì, grande amicizia, voglia di proseguire con quelli che sono i propri obiettivi. Dicevi giustamente una vita che prosegue e una vita tua personale e professionale che è comunque proseguita, perché con Le Atmosfere poi è partito questo progetto tuo, sì, di José Lia. Ci dicevi, sì, prima appunto, in attesa della partenza di questa intervista, c'è una storia particolare dietro José Lia. Sì, c'è una storia particolare perché, come ho detto prima, fondamentalmente circa una ventina d'anni fa ho iniziato a cantare e a suonare la chitarra, forse anche di più, e a scrivere le mie prime canzoni. Quindi i testi inediti delle Atmosfere sono miei, sia testo che melodia vocale. Poi ovviamente con i ragazzi ho fatto gli arrangiamenti. Dal momento in poi, con le Atmosfere, per una serie di motivi, non siamo più riusciti a proseguire insieme. C'è stata questa voglia dentro di me, quella fiamma della quale ti parlavo prima, che è venuta fuori e hanno detto: Giuseppe, tu sei questo, devi fare questo. E quindi ho continuato a scrivere anche da solo, ho dei brani miei che presenterò a breve e aspettavo il momento giusto per farlo, perché sì, è vero che ho pubblicato cover e quant'altro, ma il mio esprimermi con penna su carta e melodie suonate, insomma, non è mai passato tutto qui. Ecco, sicuramente importante questo progetto degli inediti, parliamo così, però grande attenzione, grande interesse da parte tuo anche nella realizzazione di alcune cover, che sicuramente non è affatto semplice. Abbiamo dei contributi musicali, direi di partire da un grande successo di Ed Sheeran, cover appunto di Giuseppe Ferraro con Perfect, guardate. Find the love for me, darling, just die right in and follow my lead. Well, I found the girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Just kiss when we fall in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Stavolta noi.
Buona Enzo! Eccoci rientrati qui in studio con Giuseppe José Lia. A questo punto mi ricollego a quello che è avvenuto proprio all'artista che abbiamo appena visto, la cover che hai fatto di Ed Sheeran, che nel periodo pandemico ha detto di aver scritto 250 brani. Vero o non vero? Sicuramente sono valutazioni personali, però a tal proposito io ti chiedo forse una domanda complessa per te da artista, per me da, diciamo, estraneo lo è ancora di più. Ma come si fa a scrivere un brano? Allora, questa è una domanda che mi fanno spesso. In realtà non c'è una. La cosa bella della musica è che non ha una linea logica. Puoi svegliarti un mattino e pensi, non so, pensi ad una frase che ti piace, la scrivi, perché in quella frase c'è in quel momento il tuo stato d'animo. E Certo. intorno a quel tuo stato d'animo scrivi una canzone. Passeggi per strada, una foglia cade dall'albero, ti viene in mente un qualcos'altro che non ci azzecca nulla, non c'entra nulla con quello che stai vivendo, e scrivi. Le canzoni nascono così, un po' come le poesie, ecco perché le chiamano arte, insomma, ecco perché la chiamano arte. Indubbiamente è un qualcosa di soggettivo, sono quei momenti che insomma vanno come dire colti, un po' come il treno che passa, si rischia magari di far Esatto. venire qualcosa, però diciamo a questo poi va aggiunto un grande lavoro dietro perché altrimenti l'idea rimane tale. Certo, calcola che può capitare anche che in macchina stai ascoltando una canzone, oppure stai ascoltando un radiogiornale e ti viene in mente un motivetto. Tu devi prendere il telefono, lo devi registrare, perché poi te lo devi ricordare, e su quel motivetto ci vai poi a incastrare le parole che avrai scritto in un altro stato d'animo. Quindi, insomma, è un po' complesso. Non so, non te lo so spiegare, però spero che abbia reso l'idea, Certo, insomma. sicuramente quello che ci insegni è che non c'è un diktat, uno fa Esatto. perché. No. Insomma, mi permetto di dire che essendo troppo limitati agli schemi Sì. potrebbe uscire qualche brano, però mancando quella parte emozionale di cui ci parlavi prima, beh, alla fine ne viene Sì. fuori poco di buono. Ed è purtroppo, mi dispiace dirlo, ma in radio sento molte canzoni che più andiamo avanti, e questo sono più orientate verso un cliché, Certo. hanno un concept, non sono più canzoni di getto, come si scriveva una volta, e questo un po' mi dispiace perché si punta più ovviamente al discorso economico che emozionale. Discorso delle cover che è molto presente nella carriera di Giuseppe, dopo aver visto alcuni frame del video di Perfect, ce n'è un altro bellissimo di un pezzo davvero emozionante, Someone You Loved di Luis Capaldi. Lo guardiamo insieme. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. There's only nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never saying. I guess I kinda like that when I'm burned the pain. Now a day bleeds into nightfall, and in your heat to get me through it all. And let me get down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I feel there's no one to touch. There's only nothing with me, loving got me sleepy without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just know how you feel. It's easy to say, but it's never same. I guess I can't rely on when you help me escape. Now a day bleeds into nightfall. Someone you love. Oh,
to getting through it all. Let me get down and then you pulled the rug. I was getting catty, used to be someone you love, but now the day bleeds into nightfall. In your heat to get me through it all. And let me get down and then you pulled the rug. I was getting catty, used to be someone you love. Catty used to be someone you love. Ecco, anche qui viene da chiederti come fai a scegliere una cover? Parte sicuramente quel discorso emozionale, ma poi arrivi anche a dirti, beh, quel cantante è un cantante davvero, davvero forte, mi è quasi difficile provare ad emularlo, o la prendi come una sfida? No, perché per me la musica non è una sfida, per me la musica è sempre un esprimersi in gioia. E quando ascolto un brano e dico, posso dire una parolaccia? Dico, cazzo, perché non l'ho scritto io? Talmente che è bello. Poi ovviamente c'è la stima che provi per quell'artista, senti quella canzone, ti ci rivedi in quelle parole, in quella melodia, quella melodia ti mette i brividi a tal punto che tu dici, questa canzone la devo cantare io e la canto a modo mio. E così esce la cover. Indubbiamente una personalizzazione, se posso permettermi, sì. Dare un'interpretazione a un brano che ti ha colpito. Magari, se posso permettermi, dai anche, come dire, un occhio diverso, dare un'altra interpretazione allo stesso brano. Assolutamente, assolutamente sì. Brani che non riguardano però soltanto l'aspetto inglese, l'aspetto, diciamo, che va fuori da quello che è il concept italiano delle canzoni, perché Giuseppe è andato avanti anche per quanto riguarda i testi di un maestro della musica italiana come Vasco Rossi, una cover anch'essa bellissima di una canzone d'amore buttata via. La guardiamo prima e poi la commentiamo insieme. Sembra strano anche a me, sono ancora qui a difendermi e non è mica facile. Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti e non è mica facile. Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una canzone d'amore buttata via. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia. Strano anche a me, ma non voglio più nascondermi e non è mica facile. Hai ragione sempre te e io devo riconoscermi, ma non è possibile senza di te. Non lasciarmi andar via, no.
A questo punto qui la domanda, ne parlavi prima giustamente delle canzoni di oggi che sicuramente in attesa dell'estate, lo sai meglio di me, tra maggio e giugno iniziano ad uscire i brani che poi ci accompagneranno fino a settembre. C'è allora dentro di te una sorta di scelta, nel senso o musica italiana o musica straniera, oppure secondo me, da quello che posso già aver capito, l'importante è che dia emozioni. Esatto, importante che emozioni. Ovviamente cantare in italiano per un italiano, non dico che è più semplice, ma proprio nell'interpretare la canzone è diverso. Puoi parlare l'inglese perfettamente, ma l'interpretazione che c'è quando canti la tua lingua è diversa. La scelta del pezzo di Vasco Rossi, forse quella lì più che sfida è stata un poco come dire: cavolo, Vasco Rossi la fa così bene perché è sua, ma certo, se magari la provo a cantare così in un modo diverso, ovviamente tenendo conto che c'ha milioni di fan e quindi certo, qualche critica negativa arriva, ma quella arriverà sempre. Non è facile, diciamo, bisogna conviverci con questo. Mi piacerebbe fare un attimo un passo indietro, anche perché insomma con le cover che abbiamo visto hai spaziato con artisti di grandissima fama, però diciamo che sono diversi da un punto di vista, esatto, da un punto di vista non solo artistico, ma anche da un punto di vista, diciamo, d'età. Allora ti volevo chiedere, e anche qui presumo sia una domanda difficile, la top 3 dei cantanti, degli artisti che personalmente ti hanno ispirato. Allora, io sono cresciuto con Gianluca Grignani come musica italiana, Vasco Rossi, e poi sono cresciuto con Bryan Adams, con certo, i Queen, con Bon Jovi. Insomma, se tu vedi, c'è qualcosa che accomuna questi artisti qui, che tutti cantano e suonano con una forte carica emotiva. Quindi se tu dici, certo, ma Bryan Adams non c'entra nulla con Gianluca Grignani, però certo, in ognuno di noi abbiamo quella parte emozionale che va colmata con questo tipo di musica. Questo è sicuramente importante, il tema delle emozioni è un po' il fil rouge di, sì, di questa puntata in compagnia di Giuseppe Ferraro. Abbiamo fatto un po' un'introduzione generale, ci sono ancora tanti temi da trattare, prima però ci prendiamo un break, pochi secondi di pubblicità, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale, focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio questa sera in compagnia di Giuseppe Ferraro, in arte José Lia, dopo un'analisi generale un po' di quello che è stato il percorso, la vita musicale di Giuseppe. C'è un altro piccolo, ma grande secondo me, tassello musicale che va detto ai nostri telespettatori. Dopo le atmosfere, dopo José Lia, c'è stata una parte importante di lavoro con riferimento ad Anno Zero, la tribute band di INEC. A questo punto ti chiedo, uno, come è andato questo percorso, e due, che cosa cambia tra, mi viene da dire performare, la penso in inglese, ti dico performare una canzone inedita e poi suonare una cover. Allora, le cover band nascono prettamente per gioco. Ti piace un artista, lo vuoi fare tale e quale, e quindi metti su una band con la quale suoni i pezzi di quest'artista, che ovviamente deve piacerti, altrimenti, certo, altrimenti traspari, il pubblico se ne accorge che stai cantando qualcosa che non ti piace, oppure lo stai facendo giusto per... Deve comunque essere un artista che stimi. Neck è un grande artista che stimo, che stimiamo, e quindi è nata questa band Anno Zero. E questa scelta è stata spinta anche dal fatto che oggi suonare live
live nei locali è diventato molto difficile. Certo. Fino a un 7-8 anni fa, se eri bravo suonavi, se non eri bravo non suonavi. Oggi suoni, se fai questo, se fai quest'altro, è diventato un po' più di nicchia sostanzialmente, quindi vanno molto le cover band, e la scelta di Anno Zero, di Neck, è nata proprio perché come artista poche persone lo suonavano, infatti certo. In zona non ce ne sono, e poi perché comunque è un artista che secondo me da un punto di vista di tributi manca, perché è un grande artista e lo merita. Quindi indubbiamente il discorso delle cover band è un discorso importante, hai trattato un tema secondo me interessante, un tema che è collegato al discorso pandemico, cioè suonare dal vivo, sicuramente sì. È mancato tanto, e ti chiedo da questo punto di vista, adesso che la situazione è un pochino in miglioramento grazie anche alla campagna vaccinale, si sta un po' riprendendo, beh, andare sì. A suonare sono quelle emozioni che sono mancate. Sì, suonare dal vivo è un'altra cosa, come dire. È il pane dell'artista, noi possiamo chiuderci in studio, in sala o in stanzetta e suonare tutto il giorno, pubblicare qualcosa, non ti dà quell'adrenalina, quell'emozione per il quale tu vivi, perché l'avere il contatto col pubblico, a guardare negli occhi chi ti ascolta, certo. E capire che quello che ti sta ascoltando ha ricevuto il messaggio è un qualcosa di eccezionale. Io spero che quanto prima riusciamo a portare tutto alla normalità, non solo la musica dal vivo ma un po' tutto, e ci portiamo questo bruttissimo periodo alle spalle. Che sicuramente è importante, una pandemia che non ci abbandona ancora, però lo dicevamo, passo dopo passo stiamo cercando di migliorare. Un tema collegato secondo me a questo discorso che facevamo di promozione, abbiamo avuto la possibilità la scorsa settimana, in settimana, di intervistare una giovane autrice casertana. Allora, come si fa a sostenere gli artisti del territorio, fare in modo non solo da parte vostra di voler continuare, ma di fare in modo poi di poter arrivare veramente a grandi risultati? È diventato molto difficile anche questo. Prima esistevano i talent scout e le case discografiche, quindi le etichette discografiche, che bene o male, per il discorso che abbiamo fatto prima, certo. Se eri bravo e avevi un non so che, il fattore X, venivi scelto e quindi venivi prodotto. Oggi è tutto su internet, tutto sui social, devi essere bravo tu a farti spazio. Io la vedo, sai, come quando stai nella folla e devi scansare le persone per andare certo. Avanti. Oggi è diventato così perché internet ti dà la possibilità di come dire, di emergere da un certo. Punto di vista d'immagine, no? di avere le visualizzazioni, ma questa è un'arma a doppio taglio, perché stesso internet ha scovato tanti, ma tantissimi artisti che prima, appunto, per magari il carattere un po' più timido, restavano soli nella stanza e non andavano a suonare live. È un bellissimo strumento internet, ma è diventato anche difficile, perché poi le etichette che cosa fanno oggi? Non producono più, danno una mano, dai, io dico così, danno una mano certo. Soltanto a chi già di suo ha creato un background, chi già di suo ha un bel pubblico. E come te lo fa il pubblico? Pubblicando su internet, sui social, cercando di fare qualcosa di diverso, cercare di essere interessante, ovviamente. Indubbiamente si è un po' evoluta da questo punto sì. Di vista, come dicevi giustamente, il tema della musica all'epoca, insomma, c'era YouTube ancora adesso va sicuramente per la maggiore, ci sono i social tra Facebook e Instagram, e ce n'è uno che già era noto, diciamo, secondo me da qualche anno, ma adesso è uscito alla ribalta, ovvero Twitch, una piattaforma sì. Particolare, ma anche molti artisti la stanno utilizzando. Sì, Twitch è molto usata per il live streaming, perché funziona bene sì. ed è seguita da tante persone. Magari tra qualche anno uscirà qualche altra piattaforma. Bisogna stare sul pezzo, bisogna stare al passo, e quindi va bene così. Indubbiamente ci sono cose che cambiano. Parlando di musica, non si può parlare
delle varie piattaforme che adesso non solo si utilizzano per trasmettere, ma anche per ascoltare contenuti musicali. Cioè, parlo di Apple Music, parlo di Spotify, insomma, sì. non penso tanto persone che hanno i dischi in vinile, ma penso che anche persone come mio padre, che saluto, che vanno avanti a CD e non ne vuole sapere di queste cose di ultima generazione, non dico stanno scomparendo, però insomma è un mondo che sta un po' cambiando. Potremmo fare un po' l'esempio nostro giornalistico, insomma, i giornali cartacei stanno lasciando un po' la strada al digitale. Esatto. Beh, tu calcola che poi dal vinile passammo alla musicassetta, poi al CD, e quindi si va sempre avanti. Ovvio che il compact disc, se vogliamo chiamarlo nel suo proprio nome, va comunque ancora oggi stampato. È come un qualcosa che tu devi avere. Il CD va stampato, poi oltre al CD carichi brani online su Spotify, certo, sulle piattaforme digitali, ti crea una pagina. E diciamo che da un punto di vista realizzativo finiva un po' lì, no? Certo. Finiva, tu producevi un disco, stampavi il CD e poi dovevi cercare di venderlo ai live oppure magari nei negozi, quindi spendendo tanti soldi di pubblicità. Diciamo, economicamente era più complesso. Era più complesso. Ora invece è più complesso avere una visualizzazione in più rispetto agli altri, perché sono queste che ti fanno fare la differenza. Però è molto più semplice caricare un video o un brano online rispetto a prima. Questo sicuramente è importante. Faccio un attimo un passo indietro su un tema che abbiamo trattato brevemente. Domanda secca, talent, sì, pro o contro? Sto giusto nel mezzo. Che non è mai un male, insomma. Perché io talent, diciamo che tranne amici li ho provati tutti. X Factor, The Voice, Italia's Got Talent, insomma, apparentemente le mie performance erano andate tutte bene. Certo. Però poi alla fine non si è mai fatto vivo nessuno, quindi probabilmente non è che poi sono così bravo. Però poi... ho scherzo ovviamente, ma no, certo, è un altro trampolino di lancio per i più giovani ovviamente. Insomma, come dire, non servono ma aiutano. Ricordiamo, se non ricordo male, Mahmood dovrebbe essere stato scartato da alcuni talent e poi è arrivato dov'è, quindi grande, sì, c'è bisogno, come dire, di avere quella perseveranza, di voler proseguire su questi percorsi. Allora credo sia il caso di chiudere ritornando all'inizio. Cioè, ti ho chiesto inizialmente chi era Giuseppe Ferraro. A questo punto, dal momento che siamo in chiusura, ti chiedo che cosa ti aspetti adesso dal futuro. Allora, se guardo il passato, vedo tante cose che ho fatto in modo molto diverso rispetto a quello che vorrei fare. Continuo a scrivere brani, continuerò a cantare cover e lo farò con le persone che sceglieranno di starmi accanto. Perché alla fine quello che vince è la passione che tu hai per la musica, quindi io mi aspetto di pubblicare tanti brani e mi aspetto che arrivino in qualche modo alle persone. Poi se faremo il botto, come si suol dire, che ben venga, altrimenti pazienza. Pazienza, però, come dicevi giustamente, senza passione, senza emozione, non si va da nessuna, no, parte. Giuseppe, grazie. Grazie mille per grazie essere stato qui con noi. Ringraziamo allora nuovamente Giuseppe Ferraro Joselia per questo suo racconto musicale, con la speranza che, come sempre, accompagna noi che raccontiamo queste storie, di sostenere questi giovani artisti che fanno tanto, ci mettono impegno, ci mettono cuore e passione per provare ad emergere con quella che è una delle arti più belle che ci sono state tramandate, ovvero la musica, con la speranza naturalmente di un grosso e luminoso futuro. Io ringrazio come sempre voi da casa per averci seguito, grazie anche alla regia, e ci fermiamo qui per questa sera. Grazie nuovamente e buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao.